Carpenteria Metallica Centese, azienda leader nella lavorazione del metallo. Lavori di carpenteria metallica, taglio a laser, piegatura, punzonatura e roditura in CNC, con la massima precisione e qualità. Tanto lavoro, ma anche tanta passione. Via Nazario Sauro, numero 3, telefono 051 683 5851. Studio Fava, commercialisti e avvocati. A Cento, in via della Canapa 54. Dei nuovi ingressi nella benedetto 14esimo Balturcento. Come dicevo, sarà una presentazione molto veloce perché poi avremo l'allenamento, quindi insomma chiederemo un limite di una domanda a testa per i giornalisti, ma insomma, ci sarà poi occasione più avanti di conoscere meglio. Darei subito la parola al nostro presidente Gianni Fava per presentare questo momento. Buonasera a tutti. Dunque, innanzitutto devo dire che, come potete ben immaginare, queste sono state giornate molto intense per la dirigenza, per me in particolare, ma assistito molto bene da amici consiglieri per attuare quei provvedimenti che sono stati annunciati nel comunicato stampa che avete letto ieri mattina e che è stato integralmente preparato e scritto dal sottoscritto. Dico questo perché non c'è purtroppo il tempo di dilungarci su diciamo i recenti avvenimenti, sul recente passato, perché in quel comunicato, per chi l'ha letto attentamente, c'è scritto tutto, c'è scritto sono le cose oggettive, ci sono gli aspetti di tipo personale, affettivo, e quindi lì c'è tutto. Quindi io mi proietterei già al futuro, incombe con degli impegni molto importanti, come ripeto è stato anche scritto in quel comunicato, e quello che posso dire è che la società naturalmente si ha preso determinati provvedimenti, li ha presi nella consapevolezza o nella convinzione che quelli fossero i provvedimenti più giusti da prendere in questo momento particolare della vita della nostra società. Ci siamo mossi con grande tempestività, io ritengo, perché i tempi erano veramente molto ristretti, e quindi sono lieto oggi di appunto annunciare e di presentarvi le nuove persone che si affiancano alla nostra società per cercare di raggiungere gli obiettivi che tutti sappiamo che in questo momento sono quelli di salvare la categoria così faticosamente conquistata l'anno scorso. E inizio naturalmente da il nostro nuovo coach, il signor Luca Becchi, che ovviamente non ho avuto tempo di conoscere in maniera approfondita perché ci siamo conosciuti stamattina per la prima volta, ma evidentemente se l'abbiamo incontrato è perché avevamo una serie di riferimenti, di informazioni sulla sua persona, sulla sua professionalità che ci facevano ritenere che potesse essere la persona giusta per prendere in mano la conduzione tecnica della nostra squadra in questo momento così particolare. E quindi lascio poi dopo a lui a presentarsi, a voi a fare le domande per illustrare la sua persona e le sue diciamo credenziali
e le sue referenze che per chi vive di basket sa che sono notevoli e naturalmente molto su questo noi ci siamo basati per questa scelta. Passo poi alla mia sinistra e vi presento, anche questo è già stato diciamo ufficiosamente annunciato, il signor Ivan Belletti, che credo molti di voi conoscono perché è noto molto nel nostro settore, un grande appassionato di questo sport, anche se per il momento almeno non vive di questo perché ha anche un altro mestiere, però appunto è sicuramente un grande appassionato, un grande conoscitore del nostro sport, conosce tutti gli ambienti, i giocatori, gli allenatori, i procuratori, e quindi abbiamo chiesto in questa fase una sua collaborazione per affiancarci, proprio per espletare questo ruolo, ma anche quello di un collegamento e di un rapporto sempre più stretto con i giocatori, che è altrettanto importante, soprattutto in una fase come questa. Anche a lui potete poi fare le domande che riterete più opportune. Finisco con presentarvi il nostro nuovo giocatore, che è stato ingaggiato ieri, è arrivato dalla Grecia ieri pomeriggio, avevamo già programmato tutte le visite mediche le più accurate possibili, visto i recenti anche infortuni di cui siamo stati vittime, e quindi non posso altro che augurargli il benvenuto. È un giocatore molto solido, ha una carriera alle spalle importante pur essendo relativamente giovane, viene da questo campionato di seconda serie in Grecia, dove ha fatto molto molto bene e ci sono dei riscontri molto positivi, e siamo convinti che potrà dare una mano importante alla nostra squadra. Sarà poi compito del nostro nuovo allenatore cercare di amalgamare nel più breve tempo possibile nella squadra anche Richard Kupsis. Quindi detto questo, io mi fermerei qui, sono naturalmente a disposizione per domande se ci saranno, e passo un'altra volta la parola a Enrico Arti. Grazie. E bene, adesso avremo un breve momento per far presentare chiaramente i nuovi ingressi, quindi partirei alla mia sinistra dal nuovo coach, quindi benvenuto a Cento innanzitutto. E solo un assaggio del calore centese, che insomma ci sarà modo di manifestare questa domenica. E un grande passato già alle spalle con squadre di prestigio, Virtus Bologna, Virtus Roma, Torino, e Cento adesso è una sfida in un momento in cui questa città cerca un riscatto. Qual è stata la chiave che ti ha spinto ad accettare questo incarico? Intanto buonasera a tutti, credo che sia doveroso intanto ringraziare il Presidente, mi sentite? Presidente Fava, consigliere Ivan, con il quale abbiamo condiviso le prime idee. E devo dire che la scintilla, la cosa che mi ha colpito il Cento per la prima volta, è stata sicuramente l'atmosfera che da spettatore ho vissuto l'anno scorso durante le finali di Montecatini, che poi hanno fatto sì che la squadra salisse di categoria. E devo dire che in questi ultimi anni la realtà di Cento è sicuramente cresciuta e si è consolidata nel panorama cestistico italiano. Quindi onestamente in questo momento la squadra, la società gode di una rispettabilità e di credenziali che mi hanno portato a considerare questo progetto come un progetto interessante, seppur evidentemente diciamo in un momento un po' complesso, ecco. Non voglio dire difficile, perché come parlavamo prima con il Presidente, nella storia di una società ci sono alti e bassi,
non si vince sempre mai, e quindi l'equilibrio in questo momento complesso deve essere la parola che ci deve accompagnare. È chiaro che dobbiamo invertire il trend, questo è evidente, lo sappiamo, le sconfitte sono sotto gli occhi di tutti, allo stesso modo sappiamo che dovremmo rinvigorire, dovremmo dare nuova linfa a questa squadra che è naturalmente un po' giù di tono a causa dei risultati negativi, però fa parte del mio lavoro, fa parte del lavoro dei giocatori uscire da questa situazione di difficoltà, ripeto, e quindi questa sfida propostami da una società che ha che sta crescendo e che si è ormai diventata una parte importante del basket italiano, mi ha fatto accettare questa sfida con grande entusiasmo. Grazie coach, dopo avremo tempo per i giornalisti. Per approfondire darei la parola a Ivan, personaggio conosciuto nell'ambiente del basket bolognese, come ha detto prima il presidente. E anche a te stessa domanda: cosa ti ha convinto a entrare in questa squadra che comunque so che conoscevi già, e quali saranno le mansioni di cui ti occuperai? Buonasera a tutti, innanzitutto ringrazio la società, il presidente, i soci per avermi dato questa possibilità e anche per la fiducia accordatomi, che non è mai una cosa scontata, perché comunque io sono un grande appassionato. Seguo il basket dalla Serie D all'NBA, però un'esperienza del genere per me è la prima volta anche di questo genere di complessità per la 2. Mi ha convinto innanzitutto, secondo me a 100 non si può dire di no nella mia posizione. È una società che io seguo dagli anni della B, io ho avuto in C1 Giuliani, che voi conoscerete sicuramente bene, che mi ha fatto crescere tantissimo proprio da questo punto di vista professionale e soprattutto dal punto di vista dei rapporti con i giocatori. Quindi venendo anche alla seconda domanda di Enrico, cosa vado a fare? La prima cosa che intendo fare sicuramente è parlare con i ragazzi che ci sono, perché il materiale umano è importante ed è una grande risorsa della squadra. Quindi capire innanzitutto cosa sta succedendo, quali sono anche gli stati d'animo, diciamo, dei giocatori, sarà fondamentale ancora prima del punto di vista tecnico. Quindi siamo veramente molto contenti innanzitutto di avere preso Cuxix, che faccio fatica a dire, ma ce l'ho fatta, e che è sicuramente una grande aggiunta dal punto di vista tecnico e umano, tornando a questo. Quindi sicuramente ci sono i presupposti per lavorare tantissimo, che ce n'è bisogno, ma per ripartire alla grande la domenica, che so che è una partita che alcuni di voi si tengono particolarmente. Esatto. Grazie Ivan, e ora chiamerei l'assistente Parro se è disponibile a supportarmi, perché con le domande me la cavo male le traduzioni un po' meno. Welcome Richards, welcome to our club. Qual è stata anche per te la spinta che ti ha convinto ad accettare questa offerta da parte della nostra squadra, quindi lasciare la A2 greca e arrivare qui in Italia dopo le tue esperienze con Varese e Pesaro? First of all, I'm thankful for the opportunity to come here, and you know, it's a new challenge for me to prove myself here in Italy, which is a country I love, I'm just excited for this opportunity, to be honest. Right now the team is maybe not in the best situation, but I think with my help and coach's help and GM's help, president's help, everybody's help, we can get on the right track and maybe do something special for this season. So Thank you.
sono molto contento, sono grato a tutti voi di essere qua. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura in una nuova società, dove spero di portare il mio aiuto, grazie anche all'aiuto del presidente, del nuovo GM, del nuovo coach. Non resta che iniziare una nuova stagione e cercare di fare il proprio meglio. Come diceva giustamente Ivan, c'è da valutare e ritrovare un po' l'unità di intenti. Io dico che purtroppo le sconfitte separano e c'è da ricompattarsi, quindi il lavoro tecnico in pochi giorni chiaramente non può essere stravolto, sarebbe poco intelligente farlo. Sicuramente c'è da ritrovare lo spirito di squadra, che è un'entità astratta, se vuoi, ma che nel bene e nel male fa la differenza. Lo sport è bello per questo, perché spesso 2 più 2 non fa mai 4, ma qualche volta fa 3, qualche volta fa 5, però. Quindi questo valore aggiunto noi dobbiamo metterlo in campo, e il mio augurio è di vederlo in campo non soltanto alle partite, ma a tutti gli allenamenti e tutte le volte che la squadra scende in campo per lavorare. Questo è un po' lo spirito che chiederò ai ragazzi. Le cose semplici, ma che sono essenziali. Quindi spirito e etica di lavoro. Volevo sapere, diciamo, tecnicamente quali sono le qualità che può portare sin da subito per aiutare la squadra già da domenica. First of all, I think everybody knows that I'm a three-point shooter, so by that he can spread the floor for everybody else. You know, it's a lot more attention to myself. So sometimes in Greek league, I used to just stand by the half court and they would play 4-on-4, so it's a lot of space. But I think I can help team every way possible, to be honest. Post up in defense when you need to switch with everybody, you know, to give a different look. What else? I mean, a lot of things that I can bring to this team, but mostly it's a three-point threat and scoring. But also, I think I can guide some new and young players to play the right way, the winning way. So these are the couple things that I think I can bring to the team. E penso che ci possano essere diverse vie per aiutare la squadra. Prima di tutto, io sono conosciuto per essere uno specialista di tre punti, un tiratore, e quindi di conseguenza attirerò molto l'attenzione su di me. Cercherò di aiutare la squadra in ogni singola posizione parte del campo, come post up, anche contro eventuali cambi, o potrei essere utile per eventuali cambi. Posso fare molto per questo team, posso aiutare molto anche nella crescita dei giovani, ma principalmente io sono un tiratore e un realizzatore, di conseguenza penso di poter dare un grosso aiuto all'intera società. Thank you.